Calcoliamo con quale frequenza oscilla il campo elettromagnetico nel fascio di questi tre laser. Queste sono le nostre tre laser pen. Le lunghezze d'onda sono riportate su queste etichette e sono 0,650 nanometri, micrometri per il laser rosso, 0,532 micrometri per il laser verde, 0,405 micron per il laser blu-viola. Basta applicare la formula della velocità delle onde, che in questo caso è la velocità della luce, che vale 300.000 km al secondo, cioè 300 milioni di metri al secondo. La velocità è il prodotto della lunghezza d'onda per la frequenza, quindi con la formula inversa calcoliamo le frequenze e così otteniamo per il laser rosso una frequenza di oscillazione di 462 terahertz, ricordiamo che tera vuol dire 10 alla 12. Per il laser verde otteniamo 564 terahertz e per il laser blu-viola 741 terahertz. Si conferma quindi che le frequenze di oscillazione della luce visibile sono di centinaia di terahertz, con la frequenza del laser rosso più bassa e quella del laser blu-viola più alta, giustamente perché il laser rosso, avendo una lunghezza d'onda maggiore, oscilla con frequenza minore in modo che il prodotto rimanga una costante, cioè la velocità della luce nel vuoto o anche nell'aria, perché tanto la luce rallenta pochissimo nell'aria rispetto al vuoto.